Ma poi adesso hai sentito quando è caduta Wizard che urletto da femminuccia ha fatto? Aspetta, scusa. Guarda, è la nuova scrub. No, ma veramente bene. Quattro occhi, c'è scritto tutto quanto testa. No, ma hai visto il colore? No, ma è fighissima. Guarda, ne faccio volentieri a meno. Mi tengo la mia bella bici da freeride puro. Non me ne frega niente. Tienitela. Raga, questo sono esattamente io in questo momento, diviso a metà. Da una parte c'è lei, la buona e vecchia Soulfire, però dall'altra parte questo telaio è un po' vecchiotto di geometrie, quindi c'era veramente bisogno di un po' di aria fresca. Secondo me a sto giro il colore sarà veramente incredibile nell'insieme. Ora la tiro fuori e rapidissimo montaggio in timelapse. Adesso bisogna mettergli su un po' di bei pezzettini delicati. Del genere c'è solo un vero test da fare. Parlare è più facile che fare. Siamo a San Martino di Castrozza. Dietro di me c'è una linea slopestyle fighissima. Credo forse è l'unica linea slopestyle vera e propria che c'è in Italia. Manuel e Mauro hanno costruito praticamente assieme questa linea e appunto questo weekend hanno deciso di chiudere in bellezza l'anno con un contest. La cosa molto interessante secondo me di questa linea è che le strutture non sono grosse, ma ci sono strutture di tutti i tipi. Ora sta piovendo, però la cosa che voglio fare, appena smette adesso di piovere, vediamo come reagiscono le persone alla nuova bestia. Mamma mia, è molto più piccante. È piccante. Porca bra. Questa è la piramide. Così. Questa è la piramide. Ma si può testare. Però è già sgraffiato. Faccio è quello volte. Che c'avevo tu. Di casa? Sì, nuova, nuova. Bello, guarda la rosa nuova. Ciao, pugnetto. Ti piace? Sì. Sì, la faccia. Sì, sì. È bella, è cazzo. Spacca, eh. Mia è S. S? Piccolissima la mia. Questa, ragazzi, sarebbe la mia prima scelta. Raga, ma che mina ha fatto Rose quest'anno? Nuova Rose Scrub. Questa è la bici più figa che ho mai avuto, senza ombra di dubbio. Ora, prima di analizzare nel dettaglio la bici, sicuramente vi starete chiedendo: ma perché c'è gli occhiali? Non ho mai visto con gli occhiali. In realtà io ho sempre avuto sulle lenti. Devo fare una visita agli occhi, quindi non potevo usare le lenti per qualche giorno. Purtroppo sono miope. Avete visto che ho cercato di matchare il rosso dei pezzi già originali che la vendono così al mio viola. In realtà gli manca un piccolo dettaglietto secondo me alla bici. Guardate che cosa ho preso. Adesso montiamo il fine cavo viola. Adesso si può dire che è completa la bici, raga. Sapete perché ho comprato sti cosi viola? Perché mi ero altamente rotto le balle di montare 10.000 bici all'anno e io facevo sul fine cavo con lo scotch. Ed è il tocco di classe finale. Tra l'altro, siccome ero infortunato mentre avevo già a casa la bici, ho detto: facciamo la spesa completa. E raga, voi non ci crederete, ma io, da atleta professionista, non ho mai avuto degli attrezzi tipo tagliatubi, tagliacavi, la pinzettina per aprire la falsa maglia della catena. E chiaramente per comprare tutti questi attrezzini, ne ho già parlato in tanti video, Letyshops. Letyshops è un servizio di cashback completamente gratuito. E ci sono più di 3.000 negozi famosissimi. Sapete su che negozio ho comprato tutta questa bella roba? Su Temu. Raga, stavo guardando adesso sull'applicazione. In questo momento c'è il 27.9% su Temu di cashback. Cioè, se voi fate un acquisto di 10 euro, ve ne danno indietro praticamente 3. Non so se vi rendete conto, cioè altissimo. Ma allo stesso tempo vi ricordo che ci sono veramente una marea di negozi. E la cosa però fantastica di Letyshops, che è veramente facilissimo da utilizzare e basta fare un passaggio. Come si fa a utilizzare? Telefono. Oppure c'è anche l'estensione per browser. Chiaramente scaricate e aprite Letyshops, cercate nella barra di ricerca il negozio dove dovete effettuare l'acquisto, lo selezionate e in pochi secondi Letyshops vi reindirizzerà sul sito e da lì, raga, fate il vostro bell'acquisto regolare, con la differenza però che a fine acquisto ricevete indietro dei soldi proprio perché c'è il cashback. Tra l'altro potrete ritirare facendovi fare un bonifico direttamente da Letyshops sul vostro conto corrente. Mi raccomando, ragazzi, utilizzate il link che vi lascio in descrizione e occhio veramente perché in certe situazioni, questa volta per Temu, ci sono dei cashback veramente altissimi. Quindi Rose Scrub completata, ragazzi. Facciamo un rapidissimo bike check. Partiamo tanto per iniziare dal telaio. Taglia S. Cioè, raga,
hanno completamente ridisegnato la vecchia surfare, cioè non c'entra niente questa bici, e di conseguenza se uno vuol farne un utilizzo un po' salterino, non proprio a downhill come lo faccio io, conviene avere una taglia un pochino più piccola, così la bici rimane un pochino più maneggevole. La cosa che mi fa assolutamente impazzire di questa bici, raga, l'alternanza del rosso e il viola. Magari in video non rende troppo, vi assicuro che dal vivo è veramente figo, dettaglietti viola, ma tocco di classe con questa Boxer Ultimate nuovissima, pedivelle X0 rosse, i dettaglietti del cambio rossi, raga. Sempre parlando comunque di ammortizzatori, dietro ieri gli ho montato l'ammo Fox, che la bici esce con l'ammo a molla, e se ti piace saltare devi mettere l'ammo ad aria, mi spiace ma è così. Ah giusto, mi stavo dimenticando un dettaglio importantissimo, vi ho detto che ci sono i dettagli viola, raga, il dettaglio che ha fatto la differenza secondo me è il coperchietto della serie Sterzo. I ragazzi di P&D Design mi hanno regalato questo tappeto personalizzato fighissimo, manubrio switch, l'ho passato direttamente dalla mia vecchia Soulfire, ho preso tutto il mio cockpit e l'ho messo qua, così almeno mi sento a casa. Pedalino viola switch, passiamo al punto forte della bici. L'Industry 9 non poteva mancare. Ho deciso di farlo mozzo rosso con una coppia di raggi viola e una coppia di raggi rossi. Chiaramente non potevano mancare le nostre Vittoria. Su entrambe le ruote le mazza. Ma vi dico che queste gomme fanno paura, ragazzi. In realtà vi ho mentito. C'è un piccolissimo dettagliettino che non vi ho fatto vedere. Mancava solo una cosa per completare la mia bici, raga. Bah, si è già rotto qua. Adesso mi sono rotto le balle di parlare, raga. Andiamo a provarlo. Buongiorno. Ah, condizioni non perfette, raga. Ha diluviato di brutto. Pedala. Spacca. Minchia se spacca. Questa è quella nuova. Sì. Bella. Sì, così spacca. Vero? Ma datemi un time! La bici spacca! Primo salto vero da quando sono caduto praticamente. Ottima sia la bici che la gamba, devo dire. Ah, morto in Africa! Te l'avevo fatto anche in modalità cinema. Meanwhile. Cosa è successo qua? Sì. Ti è stato male? Ah, minchia, ero fermo. Allora, dopo le prime prove, ragazzi, è tanto tanto molle oggi. Tra l'altro sembro cieco perché devo dire che il DH oggi è veramente faticosa. La bici è bella, però ve l'ho detto, è un pochino molle. Anche se ho già gonfiato praticamente l'ammo e la forca quasi a manetta, la sento ancora un po' molle. Oggi col bagnato così era un po' azzardata. Siccome c'ho ancora la gamba sifula, ho preferito appunto per portarla DH, perché così ingheppate, atterraggi storti, roba del genere, cioè mi assorbe. L'unica cosa è che sto facendo una fatica da madonna a passare i salti. Later. Siete pronti per la seconda versione? Proprio un giudice dell'FB. Dai, eliminare. Ragazzi,
ragazzi, giornata conclusa. Il nostro cestino, avete visto nel video, si è fatto il bibi forte. Si vede, puttana. Il pollo. Cioè, diciamo la verità. Allora, bici è fighissima. Si sente proprio che reagisce bene. Il problema è che oggi veramente era un po' pastosa la situazione. Purtroppo non mi ha permesso di saltare gara. Infatti avete visto che ho fatto fatica a passare praticamente tutti i salti, eccetto l'ultimo, che era quello che si arrivava effettivamente. Però la linea pacca veramente tanto qua a Colbiton. Sicuramente l'anno prossimo ci torno con la bici ad oro, perché credo che sia l'unica linea slopestyle vera e propria che c'è in Italia. C'è un po' di tutto. Vi ricordo che in descrizione, raga, trovate il link per la bici direttamente. Un saluto dal Bibi Forte. Ah!